Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Visto che si sta avvicinando il periodo delle vacanze, ho deciso di farvi questo video per farvi vedere più o meno, secondo me, le applicazioni più utili da portarsi in vacanza o comunque in viaggio. Non parleremo delle solite app come Skyscanner, Kayak o app di prenotazione di aerei o di hotel, perché di quelli ormai YouTube, cioè, è strapieno e ne parlano tutti e dicono tutti le stesse cose. Usala così, usala cos'ha, naviga in incognito, non mettere i cookie, cancella i cookie, fai questo, fai quest'altro. Però ragazzi, tranquilli che nessuno vi regala i biglietti aerei, su questo non ci piove. Premetto che dall'epoca del Covid a questa parte viaggio spesso e volentieri in auto. Diciamo che mi piace stare per i cavoli miei e non andare magari in mezzo a 200.000 persone infognato in un aereo, in autobus, in treno o insomma in questi mezzi qua. Ecco, ho un'auto GPL, quindi mi permette di viaggiare anche spendendo relativamente poco, nonostante i costi della benzina di oggi, quindi sono contento così. Quindi ragazzi, ecco qui le app che secondo me sono super utili da portarsi in viaggio. Al primo posto ragazzi vi metto un'app che io adoro tantissimo, anzi due applicazioni, perché una è più specifica per l'Italia e una è più specifica per l'Europa e il mondo in generale. Sto parlando di un'app che ci permetterà di trovare delle fontanelle gratuite per riempire le nostre borracce, le nostre bottiglie eccetera eccetera, che secondo me è utilissima, anche perché spendere un euro di qua, un euro di là al bar per prenderci le bottigliette va a finire che alla fine del nostro viaggio abbiamo speso 40 euro solo in bottigliette d'acqua. La prima è Drink Stop e ci fa vedere le fontanelle di tutto il mondo. La seconda è Fontanelle d'Italia, che appunto è più specifica qui per l'Italia in generale. Praticamente ci sono tutte le fontanelle sul territorio nazionale, almeno io le ho sempre trovate tutte quelle sull'applicazione, quindi top. Grazie a queste due applicazioni potete avere praticamente l'acqua gratis ovunque. E visto che si parla di cose gratis, al secondo posto vi metto Wi-Fi Map. Qualche mese fa ci feci un video a riguardo. Praticamente un'applicazione che vi permetterà di vedere sulla mappa tutti gli hotspot privati e gratuiti che ci sono attorno a voi, e vi farà vedere anche la password, quindi voi potete andare a connettervi praticamente a tutte le reti elencate sulla app in modo completamente gratuito. Vi lascio il video qua in alto da qualche parte, se non mi ricordo mai se è di qua o di là, così potete andare poi a approfondire la questione del wifi gratis. Sicuramente avrete bisogno anche delle mappe offline, e sicuramente negli altri video vi propongono applicazioni di terze parti, no? E perché non usare Google Maps? Oltre che essere l'app di navigazione perfetta per uscire a piedi, in moto, in bici, in auto, insomma con tutti i mezzi possibili e immaginabili, ci consente anche di poter salvare le mappe offline. Basterà aprire Google Maps, andare sulla nostra foto, cliccare su seleziona la tua mappa e successivamente basterà prendere la zona di interesse e cliccare su scarica. Potete scaricare intere porzioni di stati o comunque potete scaricare tutte le parti di mappa che volete, così da non rimanere mai senza navigatore. Se invece viaggiate in auto o in moto e la connessione non vi manca, vi straconsiglio Waze, che secondo me è il navigatore top per chi viaggia su strada. Ha una community solida ed è sempre super aggiornato, e in più è pieno di funzioni super utili come la segnalazione di autovelox e incidenti, vi fa vedere i prezzi della benzina, vi trova i parcheggi eccetera eccetera. Insomma è stra comodo e utile, ve lo straconsiglio. Una cosa che facciamo spesso quando viaggiamo sono i picnic, o comunque ci fermiamo spesso a mangiare fuori con la nostra borsetta termica lontano da persone e cose, in quei bellissimi posti tranquilli con i tavolini di legno, natura, cose non cose. Ecco, per trovare uno di quei posticini tranquilli ci viene in aiuto Tavoli da Picnic, app super semplice che ci farà vedere nella zona in cui ci troviamo i tavolini e le aree attrezzate per i picnic. Inoltre ci dirà anche se c'è un bagno e una fonte d'acqua, quindi meglio di così non si può. E giustamente dopo aver viaggiato chilometri e chilometri, mangiato di ogni e bevuto, è anche arrivato il momento di andare al cesso. L'ultima applicazione che potrebbe esservi fondamentale se vi trovate in città, anche perché vabbè nel bosco non credo che ci serva più di tanto, è un'app che vi mostra i bagni pubblici gratis e a pagamento, e qualche volta addirittura con le recensioni. Sì, perché ci sono dei bagni con le stelle, quindi stiamo parlando di Where is Public Toilet. Tradotta anche dov'è il bagno pubblico. È molto semplice e carina e vi mostrerà tutti i bagni pubblici attorno alla vostra posizione. Addirittura potete scaricarvi il database dei cessi pubblici mondiale, così da avere tutti i bagni anche offline a portata di mano. E potete pure effettuare una selezione applicando dei filtri, come ad esempio cessi gratuiti, cessi a 5 stelle, cessi con delle determinate specifiche in base alle vostre esigenze eccetera eccetera. Ecco, ovviamente ragazzi non vi ho elencato booking.com, Airbnb, Skyscanner eccetera eccetera, perché quelle ormai sono le app che ovviamente tutti utilizziamo, quindi non credo che ci sia bisogno di dire che sono app fondamentali per viaggiare quando tutti ce le abbiamo, tutte le usiamo. Per cui ragazzi, siamo in chiusura, fatemi sapere anche voi se avete altre applicazioni assolutamente da portarsi in viaggio. Io vi ringrazio ancora tutti per aver visto questo video, vi ringrazio per i like e grazie ancora a tutti per le iscrizioni. Mi raccomando, continuate ad iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.